Salvatore Quasimodo, esponente di rilievo dell'ermetismo, nasce a Modica il 20 agosto 1901 da Gaetano Quasimodo, capostazione, e Clotilde Raguse. La madre e i fratelli si trasferiscono quasi subito dopo la sua nascita a Rocca Lumera, dove il poeta trascorre quasi tutta l'infanzia e la giovinezza. Il mese dopo il disastroso terremoto del 28 dicembre 1908, il padre viene inviato a Messina per occuparsi della riorganizzazione del traffico ferroviario. In quel periodo, la famiglia Quasimodo vive in un carro merci parcheggiato su un binario morto della stazione. Questi momenti resteranno impressi vividamente nella memoria del poeta. Dove sull'acqua viola era Messina, tra fili spezzati e macerie, tu vai lungo binari e scambi col tuo berretto di gallo isolano. Il terremoto ribolle da 3 giorni, è dicembre d'uragani e mare avvelenato. Nei versi appare il padre nel pieno della propria gioventù, durante il terremoto di Messina, con la sua forza, la sua calma fermezza. L'uomo diviene simbolo di virile compostezza, di protezione, di paternità. Il figlio, conoscendone l'essenzialità, sa che l'unico modo per rappresentare la sua gratitudine per la sua cura, il suo esempio, è il tipico saluto siciliano che il campiere dà al suo padrone. Il padre è per lui simbolo della vita stessa, oscuramente forte. Mentre è ancora studente, fonda il nuovo giornale letterario, mensile sul quale pubblicò le sue prime poesie. Continua gli studi a Messina e ottiene il diploma nel 1919, anno in cui si trasferisce a Roma, iscrivendosi alla facoltà di ingegneria. Purtroppo, a causa di improvvise difficoltà economiche, è costretto ad abbandonare l'università per lavorare, dapprima come disegnatore tecnico presso un'impresa edile e in seguito come impiegato in un grande magazzino. Continua comunque a collaborare ad alcuni periodici e inizia a studiare greco e latino. Finalmente viene assunto dal Ministero dei Lavori Pubblici e assegnato come geometra al Genio Civile di Reggio Calabria. Grazie a questo impiego finiscono le ristrettezze economiche del giovane Quasimodo. Sposa Bice Donetti, con cui rimane coniugato fino alla di lei morte, avvenuta 20 anni più tardi. Nel periodo di Reggio Calabria nasce la nota lirica Vento a Tindari. Tindari, mite ti so, fra lardi colli pensile sull'acque dell'isole dolci del Dio, oggi m'assali e ti chini in cuore, salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini. E la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore. È
Nel 1930 Salvatore Quasimodo viene introdotto a Firenze dallo scrittore Elio Vittorini, suo cognato, nei locali ambienti letterari e può conoscere Eugenio Montale, Arturo Loria, Gianna Manzini e Alessandro Bonsanti, che in quel tempo dirige la rivista Solaria e che pubblica nel 1930 tre poesie di Quasimodo. In quegli anni Quasimodo comincia la sua prima raccolta, Acque e Terre, che pubblica con le edizioni Solaria. La raccolta è incentrata sul tema della sua terra natale, la Sicilia, che diviene simbolo di una languida felicità perduta cui si contrappone l'aspro esilio in cui il poeta è costretto a vivere. Tale condizione di rimpianto assume particolare rilievo quando il ricordo sommerso è legato a una figura femminile, come nella poesia Antico Inverno. Antico Inverno, desiderio delle tue mani chiare, della penombra, della fiamma. Sapevano di rovere e di rosa. Le immagini evocate dalle parole del poeta si trasformano in simboli potenti di vita e insieme di fluida leggerezza dell'essere, di amore e struggente nostalgia per una donna che è anche personificazione della Sicilia, terra amata e rimpianta, circondata dalle acque del mare che la custodiscono gelosamente. L'anno successivo viene trasferito presso il Genio Civile di Genova. In questa città conosce Camillo Sbarbaro e le personalità di spicco che gravitano intorno alla rivista Circoli, con la quale il poeta pubblica nel 1932 la sua seconda raccolta, Oboe sommerso, in cui riunisce tutte le poesie scritte tra il 31 e il 32 e dove comincia a delinearsi con maggior chiarezza la sua adesione all'ermetismo. La mia voce e vedo il lume quieto scendere in ombra a raggi e farti nuvola d'astri intorno al capo e me sospeso a stupirmi degli angeli, dei morti. È una poesia d'amore. L'amore però non è per una donna, ma per la poesia personificata che sorge dall'immensità dell'abisso dell'anima, bella, sfolgorante, il capo circondato di stelle, icona della stessa Vergine Madre di Dio, mai posseduta, ma custodita nell'animo del poeta che diviene scrigno di un così prezioso tesoro che nasce nel buio e giunge alle più grandi altezze dello spirito. Dal marzo 1933 Quasimodo lavora come funzionario all'ufficio del Genio Civile di Cagliari e pubblica Odore di Eucaliptus e altri versi a Firenze per le edizioni Antico Fattore. L'anno dopo si trasferisce a Milano e inizia finalmente a lavorare nel settore editoriale come segretario di Cesare Zavattini, che in seguito lo fa entrare nella redazione del settimanale Il Tempo. In questa fase della sua vita scrive Erato e Apollyon, pubblicato poi nella stessa città nel 1936, in cui il poeta raggiunge la piena e personale maturità espressiva. È il tentativo di ritrovare le origini edeniche dell'uomo nei propri lidi e insieme una maggiore consapevolezza simbolica del valore della parola nella sua musicalità, permettendone la nascita dai languidi e sommersi umori della contemplazione interiore per farla innalzare all'empirio della poesia. In Al tuo lume naufrago il poeta si sente solo e si rivolge al Signore, l'unico che lo conosce veramente. Nasco al tuo lume naufrago, sera d'acque limpide, di serene foglie arde l'aria consolata. Sradicato dai vivi, cuore provvisorio, sono limite vano.
la Sicilia viene idealizzata quale terra del mito, depositaria della cultura greca. In Erato e Apollyon vengono celebrati il dio del sole, delle muse e della creazione poetica, e il greco Ulisse, perfetta icona dell'esule sperduto nel mare, delle cui acque navigante e insieme prigioniero, e in cui il poeta si identifica. È in queste raccolte che si può cogliere appieno la suggestione dell'ermetismo, di un linguaggio che ricorre spesso all'analogia e tende ad abolire i nessi logici tra le parole. L'analogia è l'accostamento immediato di due immagini, situazioni, oggetti tra loro lontani, fondato su un rapporto di somiglianza o di uguaglianza. Il termine ermetismo, adoperato in senso dispregiativo da Francesco Flora, deriva dall'aggettivo ermetico, riferito a Ermete o Mercurio, il dio delle scienze occulte. Intende accusare i poeti ermetici per la loro lirica scarna, oscura ed elusiva, indecifrabile come una scienza occulta. Negli intenti dei poeti che lo praticano, tale stile intende rifiutare la poesia intesa come celebratrice di ideali quali la religione, la patria, l'eroismo o la virtù, e ricerca invece la fluidità della poesia libera dalle forme metriche e retoriche, sciolta da ogni finalità narrativa e descrittiva, ma intesa a esprimere il nostro essere più intimo e segreto, penetrando nel mare delle nostre contraddizioni e immergendosi nelle acque profonde e insondabili della psiche umana. Nel 1938 Quasimodo lascia il genio civile per dedicarsi completamente alla letteratura, pubblicando a Milano una raccolta antologica intitolata Poesie. L'anno dopo inizia la traduzione dei lirici greci. Quasimodo scopre la sua profonda affinità per i lirici greci quali Saffo, Alceo e Anacreonte. La facilità espressiva della letteratura greca, e di questi autori in particolare, lo colpisce per l'immediatezza e la suggestione delle parole. Nel 1941 viene nominato, per chiara fama, professore di letteratura italiana presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, incarico che mantiene con orgoglio fino alla morte. Rinnegando in parte le istanze dell'ermetismo, per Quasimodo la posizione del poeta nella società non può essere passiva, in quanto egli, con i suoi versi, modifica il mondo e la sua percezione. Tutto il suo lavoro mira a scuotere l'animo umano, ancor più di quanto possano fare la storia e la filosofia. Per il nuovo Quasimodo, la poesia è quindi etica. Nel 1942 entra nella collana Lo Specchio, edita dalla Mondadori, l'opera Ed è subito sera, che ingloba anche le nuove poesie scritte nei 6 anni precedenti. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. L'immagine del cuore della terra e del raggio di sole che lo trafigge evoca l'icona di un cuore trafitto, che è allegoria del sogno di felicità e di amore infranto, della gioia negata. Nel 1947 pubblica la raccolta Giorno dopo giorno. Invano cerchi tra la polvere, povera mano, la città è morta. E udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio, e l'usignolo è caduto dall'antenna alta sul convento, dove cantava prima del tramonto,
ancora una volta troviamo una personificazione, quella di Milano, che giace ormai cadavere, uccisa dalla guerra. È morta, così come l'usignolo, simbolo della speranza, dell'energia, della vitalità, spenta. E vano ormai ogni sforzo. In Quasimodo è frequente l'uso della sinestesia, ovvero della percezione simultanea con l'accostamento di sensazioni avvertite appunto simultaneamente, quali per esempio l'urlo nero, in cui si percepisce una sensazione uditiva e una visiva, per esprimere allegoricamente la cupa disperazione che rimbomba nell'animo umano. Come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici. Per voti. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Nei versi riecheggia un dolore che attraversa i millenni, sempre uguale. Dall'antica schiavitù del popolo ebraico in Babilonia a quella contemporanea al poeta durante l'occupazione nazista, come si può elevare al cielo il canto della poesia? Non resta che appendere le cetre alle fronde dei salici, non resta che tacere e piangere, contemplando con sbigottimento l'orrore della distruzione e della violenza. Il protagonista principale in questa raccolta di Quasimodo è il Novecento, caratterizzato dall'esplosione della violenza amplificata dai progressi scientifici, che invece di rendere la vita più armoniosa e gioiosa per tutte, vengono usati per uccidere altri uomini. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. Il poeta ammonisce i suoi contemporanei. Nulla è cambiato dal tempo di Caino e Abele. Tanta modernità serve solo a scegliere armi più efficaci e sofisticate, ma il fine sembra restare sempre lo stesso: l'uomo che uccide l'uomo. Allora occorre dimenticare i propri padri e l'insegnamento che hanno lasciato. Occorre evolversi e liberarsi dal fango in cui da sempre si è immersi per elevarsi e divenire uomini nuovi. Nel 1948, 2 anni dopo la morte della moglie Bice, si risposa con la ballerina Maria Cumani, con cui aveva avuto il figlio Alessandro. L'anno successivo pubblica a Milano per Mondadori La vita non è sogno. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste.
triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. È la poesia della gratitudine. Il poeta ringrazia la madre per la più grande eredità che ella gli ha lasciato, l'ironia, quel sorriso che anche lei aveva, che più volte lo ha salvato da pianti e da dolori. Inizia il periodo della fama e della gloria per Quasimodo. La sua poesia viene fatta conoscere per tutta la terra e la terra lo acclama. Nel 1950 ottiene il premio San Babila. Qualche anno dopo condivide il premio Etna Taormina con il poeta gallese Dylan Thomas. Nel 1958 ottiene il premio Viareggio per la raccolta data alle stampe per Mondadori La terra impareggiabile. Questa raccolta mostra Milano quale simbolo di devastante solitudine e la Sicilia appare quale luogo mitizzato, terra impareggiabile appunto, ma anche memoria di eventi tragici come il terremoto di Messina di inizio secolo. In seguito pubblica la raccolta Il falso e vero verde, in cui il poeta dubita della positività per l'uomo di una società capitalistica divisa fra le apparenze dorate e lo spreco e la miseria dei ceti più deboli. Nel 1959 gli viene assegnato il premio Nobel per la letteratura per la sua poetica lirica che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita dei nostri tempi, che gli fa raggiungere una definitiva fama. Un geometra riceve il premio in assoluto più prestigioso per uno scrittore e questo scatena la critica di molti che lo ritengono inadeguato rispetto a talenti come Montale, Ungaretti e Saba. A esso seguono le lauree honoris causa dalla Università di Messina nel 1960 e da quella di Oxford nel 1967. Quasimodo trascorre gli ultimi anni di vita compiendo numerosi viaggi in Europa e in America per tenere conferenze e letture pubbliche delle sue liriche, che nel frattempo sono state tradotte in diverse lingue. Nel 1966 è la pubblicazione di Dare e Avere, sua ultima opera che contiene 23 poesie di argomenti e stili diversi, disposte senza un ordine cronologico di stesura. La raccolta costituisce una sorta di bilancio della propria esistenza. Viene inoltre affrontato il tema della morte con notevole intensità lirica. Il 14 giugno del 1968, mentre il poeta si trova ad Amalfi, dove deve presiedere un premio di poesia, viene colpito da un ictus e muore poco dopo, mentre è trasportato all'ospedale. Il suo corpo è tumulato a Milano, nel famedio del cimitero monumentale, luogo che ospita le spoglie di Alessandro Manzoni. La terra lombarda, che ha adottato il poeta siciliano, lo accoglie e custodisce le sue spoglie con rispetto e amore. Mio paese è l'Italia, un nemico più straniero, e io canto il suo popolo, e anche il pianto coperto dal rumore del suo mare, il limpido lutto delle madri, canto la sua vita.